Tornati in collegamento con Cittiglio, con le immagini ci trasferiamo ancora all'Aveno Mombello per seguire una sintesi della prima ed unica prova internazionale di questa stagione nel calendario UCI delle Juniores, il terzo trofeo da Moreno. Vedete le formazioni migliori che stanno eseguendo il rito della firma e qua Dino Salvoldi, davvero partiamo con i favori del pronostico perché abbiamo le nostre due migliori interpreti, Sofia Bertizzolo e Sofia Beggin, entrambe delle team Villiers Braganze, che possono fare la voce grossa. Eccole qua, le abbiamo viste adesso inquadrate. Sì, soprattutto Sofia Bertizzolo, grande protagonista lo scorso anno, campionessa italiana, vice campionessa italiana cronometro, campionessa europea. Intanto chiedo scusa Dino, andiamo a vedere Gigi lo sviluppo di questo. Sì, tracciato. Lo sviluppo è il percorso dall'Aveno Mombello a Cittiglio, chilometri 69 e 200. E abbiamo 200... visto Leggiuno, qua non possiamo non citare Gigi Riva, Leggiuno, il mitico Riva, rombo di tuono. Se davanti al televisore un carissimo saluto a un grande campione, uno dei più grandi calciatori. Tuo ex commilitore. Abbiamo fatto il militare insieme alla compagnia speciale atleti di Roma, tra l'altro ha partecipato anche al Giro d'Italia, Giro Mattina, dal momento che Fabio Aru era grande protagonista del Giro d'Italia e ha dato un grandissimo entusiasmo a tutta la Sardegna. Allora Dino, torniamo, ci stavi giustamente tessendo le lodi di Sofia Bertizzolo e Sofia Beggin. Sì, i due nomi che fanno tutti e che condizioneranno, penso, l'intero svolgimento della gara, però siamo curiosi di vedere il debutto anche delle junior del primo anno e soprattutto abbiamo veramente, grazie a Mario Minervino, la possibilità di vivere un confronto a livello internazionale che in questa categoria è veramente raro. Avete detto prima, l'unica corsa internazionale per la categoria, le altre prove che ci sono per le juniores sono quelle di campionato europei e campionati del mondo che sono riservate alle squadre nazionali, quindi anche per noi tecnici è un primo vero momento di verifica e di controllo. Allora, sono atlete classe 1997, passeranno il prossimo anno nell'elite. Sofia Bertizzolo davvero è riuscita a mettere insieme una serie impressionante di successi, intanto con queste immagini siamo a Caravate, campionessa europea, campionessa italiana su strada, campionessa italiana su pista, vice campionessa del mondo su strada e sempre la numero due nella corsa contro il tempo per quel che riguarda il tricolore. Sì, sono atlete del 1997 e 98, quelle del primo anno. Sì, Sofia lo scorso anno ha avuto grande continuità di rendimento e anche di risultati prestigiosi, anche quelli ottenuti da Sofia Beggin, che ha conquistato in coppia con Chiara Teocchi la medaglia d'oro ai Giochi Olimpici della gioventù in Cina. Sì, a Nanjing nel 2014, poi campionessa italiana di ciclocross su strada, la numero 2, è stata protagonista al campionato del mondo di Ponferrada insieme appunto a Sofia Bertizzolo. Peccato che sia sfuggita l'Iride, che avrebbero sicuramente meritato. Intanto qua c'è stato un piccolo incidente di percorso, ma avete visto, senza nessuna conseguenza, prego. Sì, tra l'altro 4 delle 5 azzurre che hanno corso lo scorso anno il mondiale di Ponferrada erano di primo anno e saranno protagoniste anche quest'anno, infatti insieme a Beggin e Bertizzolo abbiamo in gara Katia Ragusa e Nicole Nesti, nonché Alice Gasparini, che è stata medaglia d'argento nell'europeo a cronometro. Quindi le aspettative per la nostra nazionale, per le atlete azzurre quest'anno ci sono, però è una categoria di passaggio, ci potrebbero essere sorprese dagli atlete del 98, quindi da quelle del primo anno. Dino, sono due atlete classe 97, per cui il prossimo anno le vedremo all'esordio tra le under 23, ma a mio avviso hanno dimostrato veramente di essere due atlete della categoria a livello mondiale, due delle più forti, con ampi margini di crescita, quindi ci sarà un grosso futuro anche tra la categoria under 23 elite per queste due ragazze. Guarda, io me lo auguro veramente, cioè ormai sono tanti anni che faccio questo lavoro, in questa categoria abbiamo sempre ottenuto risultati significativi, tante volte purtroppo sono stati illusori,
Però credo che queste ragazze che ho citato, insomma, hanno anche la maturità e non solo, diciamo, le qualità atletiche per poter inserirsi, diciamo, in modo non traumatico e poi chissà tra quanto tempo, magari non molto, essere protagoniste anche nella categoria superiore. Allora Gigi, un percorso come abbiamo visto, una prima parte in linea, poi cominciano sei mini circuiti. Sì, ma infatti un percorso scelto molto bene da Mario Minervino, dal momento che non ha fatto un percorso duro. Le elite hanno superato sei volte il Gran Premio della Montagna di Orino, mentre le atlete juniores superano soltanto una volta nell'ultimo giro che fanno di 15 km, 450 metri Orino sul livello del mare, gli ultimi 9 km, 6 di discesa e 3 di pianura. Beh, diciamo che è la prima gara da stagione vera per la categoria juniores. Noi abbiamo cercato di fare un percorso, come dicevi te, non duro, ma giusto, equilibrato per questo periodo della stagione. Quindi poi avendo anche qui sette squadre, diciamo, straniere, è stato un bel confronto e poi farle correre e farle passare sul traguardo prestigioso come quello del mondo, penso che queste ragazze qua oggi hanno toccato il dito con un cielo. Ma è il futuro, io dico che chi ama il ciclismo femminile non può organizzare nello stesso giorno corse importanti come una Coppa del Mondo e non abbinare una corsa di junior. Ecco, bisogna crederci. Noi in questo progetto, io e i miei collaboratori di Cycling Sport Promotion, ci siamo creduti subito da 3 anni a questa parte. E Citiglio poi ha sempre avuto 2 corse nel famoso periodo del lunedì di Pasqua e le abbiamo riportate. Quindi in questi anni questa corsa è cresciuta molto e ne siamo veramente felici. Allora, prima di andare a vedere la situazione sul percorso di gara, ti chiedo un'ultima valutazione, Dino, a proposito di futuro. Prima parlava Mario Minervino. In questo momento, tu che hai potuto ovviamente testarle su percorsi anche importanti e conoscendo anche che cosa c'è al piano di sopra, quant'è la distanza, parlo a livello assoluto, tra Bertizzolo e Beggin e le migliori della categoria elite? Ma è soprattutto un problema di volumi e di abitudini a un certo tipo di allenamento. Cioè, voi considerate che, giusto per farvi un esempio, darvi 2 numeri, in questa categoria, nelle junior, le atlete che si allenano con più continuità arrivano a compiere, diciamo, tra i 10 e i 12 mila chilometri all'anno. E nel caso di queste 2 atlete, l'anno prossimo si troveranno a competere a livello internazionale con atlete che magari sono più di 10 anni che di chilometri all'anno ne fanno oltre 25.000, quindi capite quali sono le differenze, le abitudini, la tolleranza, il tipo di sforzo, anzi, anche se magari nella frazione o nella singola salita piuttosto che nello sprint potrebbero già anche dire la loro. L'anno scorso a livello nazionale abbiamo inserito la formula delle gare open, dove donne elite e donne junior partono insieme con traguardo finale unico ma classifiche separate, e abbiamo avuto conferma che comunque se i percorsi sono scelti oculatamente e a queste gare non partono le atlete elite di primissimo piano, anche in termini di risultato le nostre ragazze poi non sono lontanissime dalla categoria superiore. Allora Gigi, andiamo a vedere qual è la situazione. Sì, direi un panorama anche sulle altre squadre italiane alla partenza di questa prova importante della categoria juniores internazionale per quanto riguarda il team Villiers Breganza, con la Bertizzolo e la BG, due delle più forti del panorama mondiale, le compagne di squadra Bertotti, Dalla Valle, Marchetti, Pillon, Simeoni, Strozzo, il direttore sportivo Davide Casarotto, le altre squadre italiane, il gruppo sportivo Vaiano Fondriest, la società sportiva Gruppo Sportivo Città di Dalmine, il gruppo sportivo Valcar Vigor e la ASD Club Corridonia. E per quanto riguarda l'altra squadra italiana, il gruppo sportivo Osimo Stazione. Allora, abbiamo visto Lisa Morzenti tirare il gruppo, un gruppo che ancora resta compatto.
Davanti naturalmente stanno alternandosi nella conduzione, le migliori restano ben protette a questo punto dalla prova di non nella pancia del gruppo. E vediamo Sofia con la maglia di campionessa europea al numero uno, che controlla in modo attento lo svolgimento della gara, sempre nelle prime posizioni del gruppo. Il ritmo in questo momento è costante, è la prima vera gara della stagione per le donne junior, che ricordo vanno a scuola, sono quasi tutte, diciamo, del nord o del centro nord, quindi con difficoltà ad allenarsi durante l'ultima fase dell'inverno, sicuramente difficoltose, quindi c'è anche un po' di attesa, forse un po' di paura per il finale, per la salita posta a soli 8 km dall'arrivo. E adesso è Martina Michelotti dell'Eurotarget Steel Bike nelle primissime posizioni, avete visto inquadrata dalla nostra telecamera, poi sono tutte lì, Gigi. Sì, tutte là si stanno controllando, perché chiaramente sono tutti in attesa dell'ultimo giro, dove c'è la salita di Orino, che anche lì sicuramente ci sarà una grandissima selezione. Attenzione che ci sono squadre internazionali come la Francia, una delle più codate, una delle più forti, quindi ci sarà una grandissima battaglia tra le atlete più forti in vista del Gran Premio della Montagna di Orino. Sì, abbiamo visto nelle prime posizioni molto attiva la nazionale francese, la Francia un'ottima tradizione, lo ricordiamo, una degli ultimi prodotti che poi si è confermata ad altissimi livelli, Paulin-Farran-Prevot, insomma, ha fatto un po' da apripista a questo gruppo che adesso lo vediamo impegnato lì davanti. Sì, tra l'altro proprio negli ultimissimi anni la Francia sta ritornando su livelli di assoluto valore dopo un periodo che era scesa un pochino in secondo piano. Stanno riproponendo delle atlete interessanti e stanno correndo anche a livello di campionati come squadra, copiando magari anche noi. Abbiamo visto Verruste e Marion Borra davanti, alternandosi alla guida. Adesso la velocità sta aumentando, Gigi. Torneremo a seguire questo passaggio. Il cartello statale ci ha indicato che siamo entrati nel comune di Cittiglio, Mario. E questo è il resto del gruppo, vedete, molto molto allungato a questo punto, visto che la velocità è cominciata a salire. Sì, vorrei citare anche le altre italiane più forti in gara, Martina Michelotti del gruppo sportivo Eurotarget Ale Stile Bike, con il dorsale 61 Cadia Ragusa, stessa squadra con il numero dorsale 65 Rachele Barbieri Fenice Team. E allora davanti il team Willer Breganze sta cercando di pilotare nelle posizioni migliori, coprendola, come abbiamo detto prima, l'abbiamo vista in prima persona andare a vedere la situazione e a controllare il gruppo, ma adesso è ovvio che le sue compagne di squadra stanno facendo il possibile per mettere nella migliore condizione sia la Bertizzolo che Beggin. Esatto, ci stiamo avvicinando alle fasi finali della gara, insomma, cresce la tensione, il controllo tra le atlete, e vedremo sulla salita di Orino chi saranno le protagoniste che poi porteranno l'arrivo qui a Cittiglio. Le altre atlete più importanti del panorama nazionale, Giorgia Capobianchi, gruppo sportivo Cicli Fiorin Cycling Team, con il dorsale 80 Valeria Arzilli del Fondria Stevaiano, con il dorsale 82 Nicola Nesti con il dorsale 84 Miriam Vece e con il dorsale 85 Silvia Persico Valcar PBM Vigor. Eccola Miriam Vece che sta pedalando e sta tirando tutto il gruppo, le vedete, sono ancora tutte lì compatte. Non c'è spazio a questo punto per iniziative, per uscire, perché a questo tipo di velocità si fa veramente fatica a riuscire a rompere l'equilibrio, Nadino. Sì, però potete notare già come, insomma, esiste una tattica di squadra in questa categoria da diversi anni. Mi sento di dire che c'è una collaborazione proficua con la squadra nazionale, ci sono club che sono veramente molto ben strutturati
e fanno grandi sacrifici, perché pensate che l'attività per questa categoria è nazionale, a differenza dei maschi che trovano sempre la gara a pochi chilometri da casa, loro tutti fine settimana si sobbarcano trasferte importanti con tutto quanto ne consegue, di costi, di ore di macchina, quindi sono, insomma, al di là dei valori, delle prestazioni che ne emergono, sicuramente un movimento da elogiare. E ancora Marion Borrà in evidenza, adesso lo vedete, sta cercando di allungare un pochino il gruppo, la nazionale francese, lo abbiamo detto, è molto molto presente, molto attiva in questa fase, e poi via via il resto delle formazioni sono ancora tutte lì. Gigi, naturalmente ormai ci stiamo avvicinando nella fase cruciale di questi 69 km 200 metri, quindi chi ha qualche cartuccia da sparare lo ci farà. Ci sono adesso, infatti, la nazionale francese ha delle atlete fortissime, tra l'altro un atleta all'Alabu classe 98, quindi ancora un anno nella categoria juniores, è una delle grandi favorite per quanto riguarda la manifestazione. L'altra francese è Grosset, anche lei nel 98, quindi ancora un anno in questa categoria. Il prossimo anno penso che queste saranno le dominatrici per quanto riguarda la categoria juniores. Altra francese ancora, la Colcard, un'altra atleta forte, e quindi ci sono queste atlete. Soprattutto io ritengo che oggi sia uno scontro frontale tra le nostre italiane e le francesi. Allora, adesso siamo, come sentite anche dal suono della campana, all'inizio dell'ultimo giro, il sesto, che poi ci porterà, come abbiamo detto, dopo il GPM di Urino, posto una sola volta sul cammino delle ragazze, al traguardo di Cittiglio in via Valcuvia. Vorrei far notare una cosa interessante, che le nazionali presenti con le junior qui c'erano anche nella gara elite, quindi ecco, c'è stato un interesse proprio delle nazionali, le formazioni nazionali, essere presenti a Cittiglio con la squadra giovane e la squadra elite. È una sorta di filo conduttore quello che sta dicendo adesso, no? Parlo anche dal punto di vista del vostro lavoro tecnico, Dino. Sì, sì, indubbiamente un'iniziativa da apprezzare, da appoggiare sotto tutti i punti di vista, su questo non c'è dubbio. Venire a correre poi in Italia è risaputo che per le squadre straniere è sempre un piacere. Sempre Gladys Berus davanti a fare l'andatura, e questo è il resto del gruppo, ve lo mostriamo in questo curvone, vedete sono ancora tutte quante di lì, non c'è selezione. E adesso davanti cominciano a farsi vedere altre atlete, questa che abbiamo visto inquadrata è Marta Cavalli della Valcar Vigo, e insomma una formazione di S. Bruno Boschiroli, l'abbiamo vista molto molto attiva in questi ultimi chilometri, Gigi. Sì, si stanno dando da fare, vediamo anche le atlete dell'Ale lì nelle primissime posizioni, stanno cercando tutte adesso di prendere soprattutto le prime posizioni del gruppo in vista del Gran Premio della Montagna di Urino. La posizione ideale è stare nelle prime 10, in caso magari di attacchi si è pronte a rintuzzare l'attacco delle avversarie, quindi questo è un tratto che le atlete stanno dando il massimo di se stesse, il ritmo è aumentato, la media qui in leggera salita, comincia la salita. Allora, abbiamo visto davanti anche Marta Cavalli oltre che Elisa Balsamo, adesso vedete il passo comincia a diventare diverso, naturalmente la fatica farà certamente pendere il lago della bilancia verso le migliori specialiste, Dino. E tra l'altro vediamo proprio in seconda e terza posizione Beggini e Bertizzolo pronte all'attacco. Allora, Beggini e Bertizzolo stanno lì, e adesso le iniziative che arrivano da dietro con il dorsale numero 61, Katia Ragusa sta provando a scrollare un po', a dare una... come si dice, una spada, una scremata al gruppo. Katia Ragusa è la campionessa italiana cronometro in carica, azzurra a Ponferrada, anche è lei subito una... la risposta di Sofia Beggini, l'abbiamo vista lì, esatto. Dino, vige sempre da regolamento rapporto massimo 52-14, quindi no, questo è importante perché... sì, esatto, come nei maschi uguale, sì perché i rapporti lunghi sono massa grandi soprattutto per queste categorie minori. E allora, davanti adesso abbiamo visto il gruppo si è allungato, primo piano per Simone Egg,
poi via via tutto il resto della compagnia, ancora con Katia Ragusa che sta cercando di fare l'andatura, di fare un minimo di selezione. Vedete, è riuscita ad allungare il gruppo e naturalmente in questa porzione di corsa si andrà a fare la gara per quel che riguarda la classifica finale. E anche Martina Alzini del team Gauss nelle prime posizioni, eccola inquadrata con la maglia nera, anche lei ha ottenuto risultati prestigiosi lo scorso anno su pista, vice campionessa del mondo sia dell'Omnium che del quartetto, atleta veloce che potrà cercare un buon piazzamento anche lei oggi. C'è stata una grande selezione proprio in questa salita, sono rimaste al comando circa 26 unità, per cui grande battaglia delle 125 partite, quindi 26 al comando. Attenzione perché adesso vedete sono ormai in prossimità delle GPM di Orina, 450 metri. Questa è la curva a 180 gradi, prima l'abbiamo mostrata anche nel percorso delle Elite e qua naturalmente c'è stata appunto quella fase di selezione che dicevamo con Alzini, Quagliotto, Nanni, Clocar, Beggin, Bertizzolo davanti, insomma tutte le migliori si stanno mettendo in mostra. Eccole, la prima, 1 e 2, emblematici anche i due numeri di dorsale, Sofia Bertizzolo e Sofia Beggin, che hanno preso decisamente l'iniziativa. Sì, tra le 26 ci sono, precisamente ho preso i numeri, 13 italiane, quindi un bel successo, Dino. Intanto sono passate prime e seconde al GPM a Torino. Sì, un'immagine che si è vista spesso lo scorso anno e che è con piacere rivedo nella prima corsa stagionale anche quest'anno. I nominativi della tre italiane che fanno parte del gruppo dei 26, Silvia Persico, Lisa Morsetti, Elisa Balsamo, Alice Gasparini, Isabella Strizzi, Chiara Zanettin, Silvia Pollicini, così la accontentiamo tutti, perché vedersi in televisione, no Dino? Vedere una gara juniores, Valeria Cannelli, non capita spesso. Martina Alzini, Nadia Quagliotto, Giulia Nanni, Sofia Beggin e Sofia Bertizzolo. Allora, vedere la maglia della campionessa d'Europa davanti dà sempre un po' di emozione e soddisfazione, soprattutto per uno che fa il tuo mestiere, Dino. Sì, l'anno scorso a Nyon in Svizzera Sofia ha vinto una bellissima corsa, anche lì sono arrivate in 5 davanti, avevamo due atlete, Bertizzolo e Ragusa, e allo sprint Sofia ha vinto nettamente la medaglia d'oro, il merito di indossare per tutta la stagione la maglia di campionessa europea. Ci è andata vicino anche a Ponferrada. Siamo stati contenti al 99% di uno splendido esatto, purtroppo argento. È mancato il quiz conclusivo. Eccola qua, Sofia Bertizzolo, la campionessa europea che sta cercando di andare a chiudere. Adesso siamo all'ultimo chilometro, attenzione perché qui davvero diventa interessante. Allora, Sofia Beggin continua a girarsi indietro e vediamo se ci sarà il ricongiungimento. Siamo ormai nella fase conclusiva, stanno arrivando allora Sofia Beggin, c'è anche la francese Juliette Labousse, poi l'altra francese Maëlle Grosseté, e questo è il gruppetto delle sei che andrà a giocarsi il successo conclusivo. Le vedete scatti e controscatti, attenzione perché davanti a questo punto è ora di prendere l'iniziativa da parte di Sofia Bertizzolo. E Sofia Beggin che ha cercato di dare lo scossone finale, adesso si mantiene in coda. Stanno per affrontare l'ultima curva verso destra e poi ci saranno i 300 metri conclusivi. Stanno entrando Bertizzolo, Labousse, Beggin, Grosseté, Deghe, Clocard. Eccole, le vediamo riprese dalle nostre telecamere fisse. Sono in fondo al rettilineo che è in leggerissima ascesa. Allora stanno cercando di prendere decisamente il largo le nostre due atlete, Bertizzolo e Beggin. Bertizzolo davanti con la francese Labousse, però che è lì, sta cercando di impegnarla fino in fondo, riesce a vincere Sofia Bertizzolo, Juliette Labousse in secondo posto e poi Sofia Beggin completa un podio veramente entusiasmante, Dino.
Sì, è una volata di potenza, un'affermazione netta, una bellissima vittoria di squadra, complimenti a tutto il team Biglia Breganze e al direttore sportivo Davide Casarotto. La volata del gruppo è stata vinta dalla francese Pauline Clocare, poi Nanni, Quagliotto, Alzini in nona posizione, Slaniak, Raccatia Ragusa, Vania Canveli, Cervinai, Tefreni, Pollicini e via via. Rivediamo meritatissimo il replay dedicato a Sofia Bertizzolo e questo è il podio, Sofia Bertizzolo, Juliette Labout e Sofia Beggin, davvero un grande risultato. E adesso andiamo ad ascoltare le protagoniste, Bertizzolo e Beggin. Gli amici, gli studenti di Cittiglio. Beh, è stato un successo che diciamo che è partito dall'anno scorso, quando abbiamo cominciato a conoscerci io e Sofia, e abbiamo veramente scoperto che gli attacchi che combinati in salita sono il nostro punto forte, per cui penso che sia veramente una soddisfazione sia mia che sua e di tutto il team Breganze, che ci ha aiutato soprattutto nei giri in pianura, e niente, pensavamo di far più differenza, a dir la verità, invece poi le straniere hanno tirato fino a venirci a prendere e poi comunque l'attacco su ai 2 chilometri e poi la volata hanno portato questo bellissimo successo. Sì, quando io ho visto che eravamo io e Sofia, abbiamo scollinato il GPM, speravamo di arrivare, però comunque con l'arrivo delle altre 3 atlete io ho voluto provare, perché essendo in 2, lei essendo più veloce, io in qualche modo dovevo cercare di andare via, però comunque anche se mi riprendevano sapevo che avevo le spalle coperte e c'era la mia compagna che poteva sicuramente fare bene. La Sofia è un'atleta fortissima e io ringrazio la mia squadra, perché senza di loro noi adesso non saremo qui, e volevo fare una dedica a Franco Basso e a Giorgio Pigato, il nostro meccanico. Siamo in conclusione, Dino, allora mi pare che anche dal punto di vista dell'eloquio siano pronte per il gran salto, no? Sì, sì, due ragazze, come ho detto prima, che oltre ad avere buone doti atletiche hanno dimostrato anche una maturità, insomma, così intellettuale, emotiva, che ci fa stare tranquilli per il futuro. Gigi, un telegramma di chiusura. Un grandissimo ordine d'arrivo, le prime 4 grandi favorite sono arrivate in fila, Bertizzolo, la Labou, Beggin e la Grosseté. Allora, siamo arrivati in fondo, grazie a Mario Minervino, rapidissimamente perché sì, siamo chiudendo. Una grande giornata di ciclismo, come abbiamo visto, un grazie a voi della RAI perché avete fatto vedere le immagini non solo degli atleti ma del territorio. Grazie anche ad Edoardo Salvoldi, a Gigi Sgarbozza, a Piergiorgio Severini, vi ringrazio e vi cede definitivamente la linea alla rete.